c'è una donna, c'è. Eh sì. Ah. Si vede che. Ma te non ti metti tutti quei ciuffi bianchi che vengono giù? Non mi starebbero, Omar. Mi sbilancio, aiuto, non riesco. Ti spiego una cosa. Sì. Favole, sono belle favole che riempiono il vuoto nel cuore come bianche nuvole. E quando ti sembra che tutto sia nero, niente più non va. E quando vorresti sentire raccontare una favola. C'era una volta, ma tanti, tanti anni fa, in un paese lontano che non è Roma, un cercatore di perle che un giorno smarrì il suo tesoro più bello e quasi pazzi. Favole che riempiono scatole come fossero fiori di un campo o di notte lucciole. E quando ti senti distrutta non c'è cosa che più ti dà di quello che hai nel sentire raccontare una favola.
Annalisa e Omar, a voi. Volevo spendere due paroline nei tuoi confronti, sì, dato che è un po' di anni che siamo insieme, e tu sei stata l'unica delle cantanti che è in grado di stare così per tanti anni. Perché? Sai perché? No. Perché sei una ragazza che non ha pretese, sei una ragazza che non si monta la testa, sei una ragazza che sei di una semplicità e di un'umiltà incredibile. Bellissimo. E questo ti fa molto onore, io spero di averti al mio fianco per altri 100 anni. Wow! Grazie! Caro, grazie. Come io spero del resto con tutti i ragazzi, perché sono... Io non guardo il musicista, perché sbagliare è umano, migliorare si può, ma soprattutto si guarda la persona che sono. Io ci terrei a presentarveli tutti, perché c'è stato qualche cambiamento da un anno a questa parte. Allora io vorrei ringraziare per la sua professionalità e umanità uno dei più grandi pianisti, che è Andrea Simiele. Devo dire la verità, ho sempre sognato di averti in orchestra, dico la verità, e adesso ci sei. Andrea Simiele. Al basso arriva dalla Liguria Roberto Rizzello. Olà. Ah sì. Alla chitarra arriva dal Lazio, ma a settembre sta per diventare papà, e la sua moglie, è giù a Gaeta, quindi a settembre dovrà fare il papà e dovrà lasciare l'orchestra. Lui è Eugenio Valente. Poi alla batteria arriva dal Molise, è Saverio D'Attoma, eccolo lì. Abbiamo dalla Lombardia Elio Serturini. Abbiamo la Romagna in figura, in persona, Jonathan Mangherini. Poi abbiamo l'Emilia Romagna, il maestro Paolo Cella. Maestro, quando è che festeggeremo il nostro anniversario di matrimonio? Quanti anni è che siamo insieme io e lei, maestro? Ho già comprato le fedi, Omar. Ah, perfetto. Poi abbiamo la Toscana, fisarmonica, tromba e voce, splendido Riccardo Ambrogini, uno dei più grandi campioni italiani. Poi abbiamo la tromba, che adesso viene qui con me, perché l'avevano richiesta e vediamo come viene. Alla tromba, da Cuba anche lui, Olansi Caldas Orge. Poi abbiamo il tecnico audio, Lombardia, Stefano Zago. Complimenti, Stefano.